Carissimi amici di Monitorando, bentrovati, nuova puntata di fine anno. Ci troviamo ad Alghero per raccontare questo fine anno 2017, inizio 2018. Abbiamo sul palco gli Offenbach e quindi andiamo ad applaudirli, ma parleremo di tutto ciò, andiamo a conoscere artisti e protagonisti, come dico di consueto, solo dopo la sigla. Mandiamo la sigla e poi ci troviamo ad Alghero per conoscere tutti i protagonisti di questa bella nottata che sta soltanto iniziando. Sigla. Ragazzi, allora ancora una volta live qua ad Alghero, ci troviamo esattamente davanti ai giardini pubblici in via Vittorio Emanuele e stiamo entrando in uno dei tanti locali che questa sera ha organizzato la pericena per ospitare i tanti avventori che questa sera calcheranno il sottopalco di questo nostro capodanno 2017-2018. Intanto andiamo a conoscere i protagonisti principali di questo tiramisù. Tiramisù è un connubio tra tramezzino e tiramisù, quindi vuol dire evidentemente la specialità è proprio quella di fare buoni tramezzini e buoni tiramisù. Adesso ci stiamo recando proprio all'interno, come potete vedere, e io tanto mi accomodo all'interno e vado a raggiungere dietro il banco. Io li vedo che sono molto impegnati, ma io li stano anche se sono impegnati, e io vedo, intanto vado a stanare subito. Come potete vedere qua hanno organizzato, se la camera mi fa una carrellata, hanno organizzato una pericena, quindi chi si trova in giro in questo momento a girare per Alghero può anche consumare, decidere, andiamo a mangiarsi una cosa, un mordifugi qua al tiramisù, che vi ricordo che si trova ad Alghero in via Vittorio Emanuele, che numero è? 19. Numero 19. E ne approfitto. 19? Ne approfitto a conoscere. Buonasera. Alberto. Buonasera. Uno dei Buonasera. Due tiramisù. Tu chi sei, il tram o Mizu? Io sono Tizu. Tizu. Cos'è? Raccontiamo la realtà di questo locale. Questo locale a meno che non si venga a provare, scusa. Stasera 31 dicembre 2017 si chiude un anno che comunque... Fausto. E si va a aprire un anno sperando Fulvio. Che si... Fulvio. Fausto e Fulvio. Abbiamo Fausto e Fulvio. Raccontiamo stasera i presupposti. Allora, i presupposti sono questi: la serata comunque si ha una gradazione di circa 16 gradi centigradi, è un pochino umida ma è stupenda perché abbiamo forse tra i più bei clienti di Alghero. Abbiamo Mino, abbiamo Marco, abbiamo signor Chicco che ci è venuto a trovare stasera. Offriamo una pericena a 15 euro compreso della prima consumazione, con primi, secondi, stuzzicherie, adesso stiamo tirando fuori altre cosettine al forno, e i nostri classici tiramisù, che scusate, ho fatto una gaffa, un classico tramezzini. lo so, sono pieni dai 5. Allora, quindi poi tra l'altro come festeggerete con la mezzanotte? Lavorando a suon di musica? A suon di musica comunque sia, aspettiamo comunque che venga a mezzanotte a trovarci la Befana. Possibilmente a Carcere e Tacchiaspillo. Andiamo a conoscere anche l'altro. Andiamo a conoscere quella. Si chiama Marco Bulla, che in questo momento sta stappando un vino. Allora, facciamo un invito, invitiamo chi ci sta guardando in diretta in questo momento a raggiungervi eventualmente per venirmi a conoscere. Assolutamente sì, dovete venire a ubriacarvi da noi. Vi facciamo bere delle cose buone e simpatiche. Perché uno dovrebbe venire a mangiare un tramezzino? Perché come lo facciamo noi non lo fa nessuno. Melanzane, pesto, prosciutto cotto, mozzarella. Comunque ragazzi, se volete gustarvi un tramezzino buono e originale, venite a trovarci al tiramisù via Vittorio Emanuele 19. No. Facciamo un altro invito a chi ci guarda. Allora, ragazzi, vi aspettiamo per brindare il fine anno con noi. Vi facciamo gustare un prosecco millesimato, una carrellata di antipastini, e faremo anche una degustazione di tramezzini. Quindi dopo la mezzanotte, se siete in giro, vi aspettiamo in massa, venite e vi gustate un po' dei nostri prodotti. Ok, fatto questo invito andiamo a raggiungere di nuovo allora l'altra parte, che è Alberto. La invitiamo quelli che ancora non lo sanno, che potrebbero vederci, se vi trovate dalle parti di Alghero. Sempre in via Vittorio Emanuele 19, 07041 Alghero. Ancora ben trovati in questa 31 dicembre 2017, in attesa di questa new entry 2018. E sono tra un po' vado a beccare, a stanare il titolare di questo ristorante che si chiama San Giovanni. Intanto andiamo a vedere quello che il menù
menù di quest'oggi, perché qua si può mangiare alla carta tranquillamente, quindi se vi trovate nelle vicinanze qua e sapete e ancora avete qualche dubbio dove andare a consumare la cena di San Silvestro, potete venire qui naturalmente al ristorante San Giovanni. Però bando alle ciance, guardate quante cose buone che ci sono. Allora, antipasti, parmigiana, cocchette di gamberi, antipasti, e poi i pezzi sono come un giorno normalissimo, uno paga quello che si mangia. Ma bando alle ciance, andiamo a conoscere quelli che sono i protagonisti originali, veri, quelli. Allora, con un po' di discrezione cerchiamo di andare a conoscere il titolare. Ecco qua, e invece sono in compagnia del titolare Raffaele. Buonasera. Buonasera. Guarda, c'è la telecamera. Sai che buonasera siamo, siamo in diretta. Bellissimo. Quindi saluta a tutti i tuoi amici che ci guarderanno. Saluto tutti, approfitto per fare gli auguri a tutti, a tutto il mondo e a tutti gli algheresi. Soprattutto. Allora, mi auguro che sia un buon fine anno. Che non ci siano cose brutte, cose antipatiche, brutte. Chi... con le cose brutte basta, ne abbiamo gli anni pieni delle cose... Allora, parliamo invece che cosa propone stasera San Giovanni, il ristorante San Giovanni. Una bella messa. Una bella Natale. Che si mangia però. Mensa, una bella mensa. Una mensa, una bella mensa, bravo. Forse, vedi che stiamo impallando, vieni qua che stiamo impallando. Ecco, allora. Mettiamoci qua, raccontiamo questo che è il menù, così che magari chi ci guarda in questo momento in diretta potrebbe magari vederci e dire andiamo. Abbiamo fatto un menù un po' ristretto per accontentare un po' tutti. È un menù abbastanza alla mano a livello di prezzi, si parla di 10, 12, 15 euro a pietanza. Qual è la punta di diamante? Tutta roba buona. Su cosa è puntato? Carne, pesce? C'è un po' di carne, abbiamo gli spaghetti e ricci che piacciono a Chicco. Maru! Aiuto. Allora, chiamiamo. Allora, se avete voglia di mangiare. Allora, questa ma non c'è posto, non c'è più posto. Non c'è più posto, finito. No, di qua al freddo. Quindi tutto esaurito. Tutto esaurito. Grazie a Dio. Sì. Allora, parliamo di questo Capodanno, che cosa ci sarà in piazza stasera? Non lo so. Non lo sai? Non lo so. Come si chiama? Aspetta che Ivan lo sa. Gli Offenbach, li conosci? No, mio figlio li conosce. Andiamo a conoscere. Andiamo, ci fai entrare in cucina? Ci porti in cucina? In cucina? Come no? Avvertila, allora facciamo un'incursione. Vieni Ivan, facciamo un'incursione in diretta. Allora, tanto mi scuso con segui con la camera in diretta. Allora, come potete vedere siamo qua all'interno del ristorante San Giovanni e ci richiamo nelle cucine proprio del ristorante, dove facciamo praticamente un'incursione a sorpresa per andare a conoscere quelli che sono i protagonisti veri di questa cena, cioè lo chef, l'aiuto cuoco e quanto altro. Adesso entro e faccio subito un'imboscata di quelle... A Milano le chiamano, ecco qua, signori e signori, ecco voi i protagonisti veri. E sono in compagnia dello chef Massimo. Ciao Chicco. Velocemente ti lascio fare, dimmi il piatto di punta di questa sera. Paella. Paella, ah. Il segreto ce la... Eccola, possiamo fare un'inquadratura su questa opera d'arte, perché più che la paella è un'opera d'arte, no? A base di carne e di pesce, vero Massimo? Sì. Invita i nostri amici a venire. No, oggi non riesco, sono in business, scusate. Va bene, allora auguriamo buon lavoro alla cucina, e continuiamo a fare il nostro giro per conoscere altri protagonisti, Andiamo anche Soffitta. Poi anche possiamo intervistare anche il pizzaiolo se vuole, non vuole, il pizzaiolo vuole. Bene, allora. Continuiamo il nostro giro per conoscere, come dico di solito, artisti e protagonisti di questo Capodanno 2017-2018. Allora, se la camera mi segue, raggiungiamo l'esterno con un po' di discrezione, senza... Allora, facciamo un'inquadratura da quella parte, no, si figuri, si manca. Da questa parte, ragazzi, da dove arrivate, ragazzi? Da Villanova. Allora, come mai avete scelto Alghero stasera? Sempre lui parla. No, parla tu. Sempre lui. Come mai hai scelto Alghero stasera? Era il posto più vicino. Quindi, ma sai qualcosa di questi, come si chiamano? Offenbach. No, nulla. Non sai niente. No. Quindi non... molto aspetta. Allora, vieni qua, mettiti da questa parte, Iva, con discrezione. Non mi riprendere la signora, guai. Mi fai un po' vicino. Allora. Chiedo scusa. Diciamo che è una bella serata quella di quest'oggi che c'è qua ad Alghero nel porto. Ah certo, sì. Allora, che cosa mi puoi raccontare? No, non so niente, davvero. Ecco, perché hai scelto di venire al Ghero? Per la stessa ragione che diceva. Beh, puoi fare, approfittare per fare gli auguri a chi vuoi. Auguri a tutti. Io vorrei fare gli auguri a mia mamma. Un bacio, mamma. Sappiate che siamo in diretta in questo momento. Se andate sulla
la pagina di K7TV Live. Provate ad andare a prendere un telefonino, uno smartphone e mettere un mi piace alla pagina. Vedete che siamo live in questo momento, quindi potete dire anche alla vostra mamma: ci hanno ripreso, siamo in diretta. Ciao mamma, ciao. Vediamo se è vero, vediamo se è vera questa cosa. KSTV live, anche voi che ci state guardando, ditelo ai vostri amici che potete mettere mi piace alla pagina e così potete seguire il nostro Capodanno, così sporadicamente andiamo a stanare artisti e protagonisti di questo 2017 che sta finendo e andiamo a vedere come inizia il 2018. Ci troveremo alla mezzanotte esatta sul palco per vedere che cosa accadrà, quindi fuochi artificiali. Se volete vedere, voi che non siete ad Alghero, cosa accadrà ad Alghero, mettete un mi piace. Eccoci qua, siamo in diretta. Lei l'ha già fatto, è vera questa cosa, non ho detto una bugia. Siamo al ristorante San Giovanni, vi salutiamo. Io, se voi lo fate, chiederei un applauso. Ecco, rigorosamente in diretta. Ringraziamo la direzione del locale che ci ha ospitato per questa. Ringraziamo la direzione del locale che ci ha ospitato per questa incursione e noi andiamo a continuare la nostra notte in giro per i locali d'Alghero. Eccoci qua, siamo proprio nel tempio del Capodanno 2017-2018 qui ad Alghero in compagnia del matador Nicola Nieddu. Allora, ciao Chico, ciao. A te quest'anno il compito di portare avanti questa ciurma di ragazzi. Sì, abbiamo appena iniziato, dietro abbiamo gli Offenbach col pubblico, insomma, che continua ad arrivare nonostante queste norme di sicurezza, insomma, nuove che bisogna rispettare giustamente. È davvero, insomma, un Capodanno, che quello di Alghero, che insomma si conferma uno dei Capodanni leader assolutamente in Italia. Un Capodanno dedicato ai ragazzi. Sì, dedicato ai giovanissimi. Adesso abbiamo il duo Offenbach francese, insomma, che stanno spopolando in tutto il mondo con Be Mine, Caci e tanti altri successi. Dopo avremo Samuel, dopo i fuochi d'artificio della mezzanotte, ex, che non è ex, è sempre con il Subsonica, qua proporrà il progetto da solista, davvero due grandi artisti, insomma, per i giovani ma anche noi. Vedo c'è anche gente over 40, over 50 e si stanno divertendo. Edizione del Capodanno di Alghero? La 18ª, maggiorenne. Diciamo che il Capodanno in piazza è nato ad Alghero. Beh, in Sardegna sì, in Sardegna la prima città ad aver portato il Capodanno in piazza è stata proprio Alghero 18 anni fa con Piero Marras, poi Piazza Sulis, poi la seconda edizione, se non ricordo male, Paola Turci ed Enzo Avitabile in Piazza Civica. E poi il porto, insomma, con tanti tanti artisti, ma ricordo da Irene Grandi a Neck, Smaila, e poi chi c'è stato? Alexia, da tanti tanti. Irene Grandi, tanti. L'occasione giusta adesso per fare gli auguri a tutti gli amici che ci guarderanno. Assolutamente, auguri di buon 2018 a tutti quanti, gli amici di KSTV Libera, con Chico Solinas e tutti gli amici di KSTV. Ciao! E noi andiamo a conoscere altri protagonisti di questa magnifica nottata. Ciao ciao! Allora amici, siamo ancora in diretta qui da Alghero, dal backstage del palco, in compagnia dell'assessore Gabriele Esposito e il presidente della Fondazione Meta, Raffaele Sari. Allora inizio senso forte. Parliamo di questo Capodanno, una scelta particolare per i giovani quest'anno. Perché? Come mai? Beh, Alghero ha sempre una città che ha coraggio. Quindi quest'anno abbiamo deciso di puntare su un duo che è sulla breccia in questo momento, gli Offenbach, che stanno scaldando la nostra piazza, e Samuel, un grande artista. Diciamo che siamo contenti perché nel segno proprio siamo sul pezzo, insomma gli Offenbach stanno mettendo successi in tutta Europa e non solo, e Samuel è davvero per noi un grande regalo alla città. Sì.
perché la scelta di questa location? Beh, per questioni di sicurezza, per poter avere una, diciamo, accoglienza maggiore per il pubblico, era necessario spostarci. Non di molto, però, insomma. Cosa non è stato fatto in questi 18 anni ancora che si potrebbe fare per incentivare un po' l'interesse dell'opinione pubblica, insomma, del territorio? Ma bisogna sempre avere, secondo me, la capacità di rinnovarsi. Quello che non è stato fatto, non so, Alghero ha sperimentato tanto in questi anni, ricordiamo che è stata la prima città in Sardegna almeno a inventare questa formula del Capodanno in piazza. Sicuramente trovare anche nuove forme d'arte, nuove performance che non siano strettamente legate alla musica, ai gruppi musicali, può essere interessante. Magari abbinare altre forme, diciamo, di espressione artistica con la musica potrebbe essere un esperimento da tentare in futuro. Non è a caso che voi oggi indossate una felpa bianca con un dipinto a mano, perché? Beh, questa è una bellissima iniziativa che abbiamo voluto in qualche modo inserire in questa festa, che è la festa di tutti. È un'associazione, laboratorio per le strategie, dove dei bambini diversamente abili si creano in qualche modo attraverso le loro capacità un futuro, un modo per proporsi, ecco. Noi vogliamo idealmente fare un augurio per il 2018 che ci renda tutti più uguali e credo che l'iniziativa di questi ragazzi e dei loro genitori sia splendida e quindi debba essere condivisa al massimo, per cui oggi cercheremo di far vedere il più possibile queste magliette. Grazie. Concludiamo con un saluto e un augurio per il nuovo anno. Certo, un augurio davvero ad Alghero ma a tutta la Sardegna per un 2018 davvero all'insegna della solidarietà, per recuperare i valori davvero che ci tengono uniti come comunità e come collettività, e per guardare con ottimismo, io credo anche con fiducia al futuro e questo nuovo anno che accoglieremo dal porto di Alghero in maniera splendida come Alghero saprà fare. Grazie assessore, grazie presidente. Noi continuiamo il nostro giro sempre in diretta da dietro il palco di Alghero del Caponado 2017-2018 per conoscere altri protagonisti e sono in compagnia di un altro assessore, Raniero Selva, che anche lui stasera presente per rappresentare la municipalità di questa città, insomma per festeggiare insieme questo Capodanno e questo inizio 2018. All'insegna della musica e del divertimento insieme a Raniero Selva. Chicco impagabile, grande lavoratore, grande casinista, grande non so cosa dire, però sì, davvero una serata bella, magica, meravigliosa, un bel tempo. Diciamo che ci sono tutti gli ingredienti perché sia un Capodanno bello, bellissimo, di una città meravigliosa, l'ho già detto, mi sto ripetendo, però Alghero è questa. Noi ce la mettiamo tutta per farla diventare sempre più bella. E quello che ci piace dire è che la gente ha partecipato, sta partecipando, siamo in tantissimi in questa meravigliosa location, come si dice, una location dell'Alghero che vuole diventare ancora più grande. Cosa è cambiato in questi 18 anni, Raniero? Da quando si è stato fatto il primo Capodanno con Piero Marras a oggi? Insomma, tanti artisti sono passati in questi... Ma diciamo che la nuova formula Mes che un mese è stata una formula vincente perché davvero sono più di, credo, 50 eventi che stanno andando in diretta tutto il mese e questo è già un altro ulteriore risultato. Siamo su tutti i giornali nazionali, Alghero è apparsa fra le città dove sceglie il Capodanno, quindi vuol dire che ci sarà un motivo. Alghero è questa, vogliamoci bene, vogliamoli bene e siamo uniti perché questa Alghero davvero ritorni a splendere come la porta d'oro del turismo come era una volta, e non solo la porta d'oro del turismo ma la porta della famiglia, la porta di tutto, dello sport, della musica, della cultura. Alghero è tutto questo e lo sappiamo, lo vediamo. L'accoglienza che abbiamo è meravigliosa, grazie a tutti, grazie davvero. Auguri, buon anno, salutiamo, concludiamo. Continuiamo, no, siamo sempre in diretta, no? Andiamo in presa diretta qua, facciamo questo retropalco, ciao. È bello perché voglio Dore Mulas, Fondazione Meta, lui è un pilastro,
di queste iniziative, di questi eventi importanti che ormai da quanti anni? Ormai da 18 anni questo Capodanno. Dal 2006. Ecco. Dal 1996. Dal 1996 tanti artisti. Abbiamo iniziato con Piero Marras, Piazza Sulis, fino dopo a oggi. E poi è diventato un evento che ormai si parla in tutto il mondo. È il Capodanno di Sardegna, non è il Capodanno solo di Alghero. Che cosa è cambiato dal primo a oggi? Siamo cresciuti, abbiamo inventato il Capodanno, abbiamo fatto in modo che tutte le città della Sardegna facessero il loro Capodanno. Quindi siamo noi i primi. Noi siamo stati i primi in assoluto. Una location importante avete scelto per questioni logistiche. Non ho capito. Una location importante. Abbiamo cambiato immediatamente perché noi dal 27 di settembre con Ermal Meta abbiamo testato la location e a seconda delle normative, delle nuove normative e delle normative Gabrielli abbiamo cambiato location in quanto la banchina sanità non ci dava più la possibilità di ospitare il numero delle persone che realmente vengono a vedere il Capodanno d'Alghero. Quindi siamo passati alla location del 2002 quando abbiamo ospitato NEC, Irene Grandi, Scialpi, Smaila e così via e siamo ritornati in banchina Mille Lire dove ci dà la possibilità di avere una tranquillità dal punto di vista della sicurezza e quindi ospitare tutte le persone che noi vogliamo in città. Bene, noi ti ringraziamo, tanto ringraziamo tutti voi per averci ospitato in questo backstage, facciamo un augurio a chi ci sta guardando in diretta in questo momento perché siamo in diretta su Caffè TV Libera e quindi auguriamo a chi ci guarda di passare un buon 2018 in allegria, in serenità e che possibilmente il mio presidente il mio presidente. Anche io ho l'onore di indossare la felpa. No, vieni. Ha messo una cosa troppo importante. No, spiega un attimino che cos'è. Già spiegato il progetto. Sanno tutto. Comunque sono tutti baci a proposito, hanno il loro significato. Tutto amore. Questo gli sta benissimo a Chicco. Adesso la indosserò ufficialmente. Allora grazie a Tore Mulas e andiamo a vedere, a godere dal palco, dal vivo, andiamo, facciamo un'incursione dal palco, grazie. Allora siamo sempre in diretta dal palco di Alghero, quindi siamo rigorosamente in diretta. Allora ancora una volta siamo in diretta in questo momento, saluti gli amici della diretta. Allora, ciao, salutiamo Caffè TV Live. Ciao a tutti, sono le 11:20. Guardiamo l'orario, rigorosamente in diretta, anche perché si può testare guardando sulla pagina di Facebook. 23:17. Allora ragazzi, andiamo a fare un'immagine live, se riusciamo a passare tra un cavo e l'altro, andiamo a commentare questa, ecco qua. Eccoci qua, in compagnia del sindaco di Alghero, Mario Bruno. Sono inevitabili gli auguri del primo cittadino? No, non sono inevitabili, è un piacere per me, gli auguri per tutti gli algheresi. Sarà un anno impegnativo, ma quello che io chiedo è la coesione, così come c'è stata nel 2017 e ancora di più. Coesione, una vita in pienezza anche per la nostra città. Abbiamo superato momenti difficili, dobbiamo ancora risolvere alcuni problemi, uno di questi si chiama aeroporto, si chiama voli, si chiama low cost, li affrontiamo con determinazione. Nel frattempo stiamo facendo la programmazione, lo avete visto, continuerà, sarà un 2018 di grandissimi eventi e contemporaneamente insomma cerchiamo con tutta l'energia possibile di attivare soprattutto la regione e la società di gestione per i nuovi voli per lo scalo di Alghero. Torniamo a questa notte magica, a questa ultima notte e alla prima mattina del 2018. Che cosa possiamo raccontare? Un pubblico eccezionale, una presenza notevole. Ma un pubblico eccezionale, questo vuol dire che insomma non ci ferma nessuno, un pubblico che vuole divertirsi, che vuole ballare anche con questi grandi protagonisti di questo Cadean algherese, un Cadean che dura 40 giorni ma che vede in questa notte certamente il momento centrale. Allora, come si dice in questi casi? Auguri a tutti, a Musvera tra Cacchidia e l'Annou.
Ecco, siamo in compagnia del comandante dei vigili urbani di Alghero, Guido Calzia. Raccontiamo di numeri, quante persone questa sera si articolano intorno alla città? Saranno almeno 10.000 persone che si stanno muovendo all'interno della città, però la situazione è molto tranquilla. L'organizzazione che è cominciata per tempo ha dato dei buoni risultati, ovvero sia, se si parte bene si riesce a portare un buon successo e con la massima tranquillità. C'è un calo o un aumento rispetto agli anni precedenti? Io credo che ci sia un aumento, perché lo stiamo distribuendo su uno spazio molto più grande, quindi quello che oggi non vediamo rispetto all'anno scorso è il fatto che ci stiamo espandendo su uno spazio molto più intenso. Diamo un augurio a chi ci guarda, naturalmente dei consigli qui in questa notte, che è molto probabile che qualcuno possa bere qualche bicchiere di più, quindi da parte delle forze dell'ordine mi sembra doveroso un amichevole consiglio. Bevete veramente con cautela e noi siamo a disposizione per essere di aiuto qualora ci sia bisogno di qualche cosa. Oggi si fa prevenzione, non si fa repressione. Bene, allora comandante, la ringraziamo e noi andiamo ad applaudire questi artisti meravigliosi. Complimenti e grazie anche a voi, buon anno a tutti. Mancano due minuti scarsi alla mezzanotte, accendiamo il faretto per favore. Andiamo sul pubblico, andiamo. Ecco, questi sono gli ultimi. Ancora un minuto e 10 secondi, ancora il calore, l'applauso per gli Offenbach, grandi campioni di classifica con noi per il countdown. E chiaro al mio fianco l'assessore della cultura del comune di Alghero, Gabriele Esposito, il presidente della Fondazione Alghero, Raffaele Sali, il direttore, Paolo Sirena, dirigente, Salvatore Muras, tra pochissimo. Troviamo anche Samuel. Allora, che sarà tra pochissimo il momento del candale, poi dopo i fuochi d'artificio ci sarà il concerto di Samuel, un concerto straordinario con gli Offenbach. Allora, manca pochissimi secondi, poi parleremo anche del progetto e poi siamo qua con l'assessore, gli auguri da parte del Comune di Alghero. Auguri a tutti, auguri! Allora, pronti per il candale, facciamo con Cesare e Dorian. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, 3. E questa è la mezzanotte di Alghero, amici che ci state guardando in diretta sulla pagina di KSTV Live, e stiamo assistendo a questo momento. È arrivato il 2018, benvenuto. E questo è l'augurio di Alghero da tutto il pubblico, e sono iniziati anche i fuochi artificiali. Se il nostro cameraman, il buon Ivan, ci regala due immagini dei fuochi artificiali, possiamo godere di questo momento meraviglioso. Ecco, la postazione, cerchiamo di fare la postazione. Buon anno a tutti, amici che ci guardate. Siamo rigorosamente in diretta da Alghero, dal porto di Alghero. Fra pochi istanti inizierà il concerto di Samuel, cantante e leader del Subsonica, insieme alla sua band, e ci regalerà della musica
presentando alcuni brani del suo ultimo album. Intanto vediamo, la nostra camera riprende in tempo reale i fuochi pirotecnici, mentre vediamo anche, se la nostra camera si gira, vediamo la nostra l'amministrazione, i nostri assessori, l'organizzazione Fondazione Meta brindano a questo nuovo anno. Quindi questo, Ivan, fatti avanti con la telecamera, grazie. Ecco, il brindisi è arrivato, il brindisi di Alghero è arrivato, sta arrivando da parte di tutti. Allora, un commento a caldo da parte di qualcuno. Raccontiamo questo primo minuto, questo primo stasera, un grande pubblico, una grande allegria, tutto in tranquillità e con serenità. Una bella festa, una grande festa, e si brinda con gli spumanti locali. Viva Alghero, auguri a tutti, buon 2018, viva Gabriella. Assessore, è arrivato il 2018, una battuta. Beh, direi che la battuta più bella è questo colpo d'occhio straordinario del porto di Alghero. Auguri davvero a tutti, davvero di cuore, per un anno prospero e di grande fortuna per la nostra città e per la nostra regione. Grazie, grazie a tutti. Io invece voglio anche ringraziare il nostro direttore generale, Paolo Sirena. Una battuta adesso è doverosa, Paolo Sirena. Beh, è un momento magico per tutta la città, veramente, siamo veramente contenti di questo spettacolo, la bravura degli artisti, gli Offenbach, che sono veramente degli artisti internazionali che meritavano questo palcoscenico. Adesso c'è Samuel, che dire. Bene, Samuel, da quest'ultimo album che ha presentato, oggi ce lo regala, alcune canzoni. Assolutamente sì, cioè, anche per lui era veramente emozionato, è un'esperienza quella di rivenire qua, ritornare a ricalcare questo palcoscenico in questo momento. E poi il Capodanno d'Alghero è la storia della Sardegna, quindi ben vengano queste iniziative. E dietro di noi i fuochi. Bene, grazie Paolo. Continuiamo a regalarci immagini. Voglio sentire una battuta da parte di Nicola in questo stato, la camera ci regala al pubblico. Una splendida, come vedete, il nostro operatore che inquadra il pubblico di Alghero che sta ammirando in questo momento lo spettacolo pirotecnico. E una marea, una distesa di gente incredibile, davvero un bel capodanno che anche quest'anno, Chicco. Grazie anche per la tua partecipazione e la partecipazione di KSTV, sempre puntuali e sempre sulla notizia. Quindi brindiamo con Kelos, tenute dello Ogu, festeggiamo questo 2018 con Kelos. Allora andiamo a brindare tutti insieme, lo diamo uno a Patrizia, eccolo qua. E allora noi brindiamo al 2018 con l'applauso del pubblico, degli amici, o l'urlo degli amici di Alghero, vai! Posso esordire, facciamo tanti auguri di buon anno a quest'uomo, Bruno Meloni. Grazie. Bruno Meloni, il re. Auguri a tutti del Motel Fertilia e ai miei clienti in particolare. Allora, è stato un capodanno e stanno svolgendo molto bene, avete finito la battuta, ormai è già passata la mezzanotte da qualche mezz'ora, forse da un'ora, è passata la mezzanotte esattamente da un'ora, esattamente l'una. A base che cos'è stato questo capodanno? Che cosa abbiamo preparato per i tuoi ospiti? Vabbè, abbiamo preparato gli antipasti vari, un antipasto esotico che è stata la prima volta che l'ho fatto e la gente l'ha gradita molto. Poi le polentina con i funghi porcini abbiamo fatto, con lo salmone e poi salsiccia e altra roba. Non mancano mai le... Porca miseria, a quest'ora non riesco. Qual è il piatto di punta? Il piatto di punta di Bruno Meloni? La cacciagione, la carne? Beh, la cacciagione, la selvaggina è stata dai primi anni che sono venuto ad Alghero. Sono io che l'ho fatta conoscere sia ai sassaresi e agli algheresi. Perché tu sei sassarese, giusto? No, io sono nativo di Uri, ma ho vissuto da piccolo a Sassari. Ecco, cosa vogliamo aggiungere a chi ci guarda? So che ci sono delle novità, sì, nel mondo nella casa Motel Fertilia. Sì, abbiamo provato una scommessa con la pizzeria che è aperta tutto l'anno, speriamo che
che vada avanti. È una prova che ha voluto mio figlio. Vabbè, sembra quindi, che stia andando bene. Amici, se volete fare i giri, allora, Nadia mi ha raccontato tra l'altro poco fa, giro pizza, c'è minimo 10 persone prenotate da lunedì alla domenica, tutti i giorni qui al Motel Fertilia. E che dire, cosa possiamo aggiungere? Venite numerosi. Venite numerosi e provate la pizza. E poi, se non vi va bene, venite da Bruno in cucina. E poi una cosa importante. Poi, particolare una cosa. Sì. Dovete conoscere, molti persone ho fatto grande con i gnocchetti alla Bruna. Alla Bruna, come, a base di che cosa? Si può raccontare? No, no, di carne. Carne di prosciutto, vitello, poi va mantecato in padella. È una specialità nostra, quattro tipi di formaggio. Poi l'altra scommessa nuova vostra è quella del Domo Minore, com'è? Sì, lì c'è mio figlio Gianni che anche lui piano piano si fa un'esperienza e sono contento perché è un ragazzo di buona volontà. Bene. E lo voglio tanto bene, a lui e ai miei figli. Ti lasciamo alla tua cena, ai tuoi ospiti e un ultimo saluto e un ultimo augurio a chi ci guarda. Auguri a tutti, un abbraccio da Bruno Meloni. Grazie. Ciao. Bruno. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso? Meraviglioso, perfino il tuo dolore potrà guarire poi, meraviglioso. Eccoci qua, siamo proprio nel cuore pulsante del Tro, siamo proprio dentro il banco dove questa sera si sono preparati vari cocktail per tutti questi amici che questa sera hanno deciso di festeggiare questo inizio dell'anno 2018 proprio qui, e sono in compagnia di Alessandro che mi sembra di conoscere. Ciao Alessandro. Ciao. Allora, intanto, che cosa si sono bevuti in questa serata? Beh, un po' di tutto, diciamo capirosca, mojito, un po' di tutto, dai. Stasera cosa ci prepari per noi che dobbiamo ancora girare a lungo? Allora, stiamo facendo una capirosca alla fragola. Cosa volete bere? Cosa gradite? Proviamo questa capirosca, ma è molto alcolica. Eh sì, diciamo che è una base di pestato con vodka, solo vodka, quindi. E andiamo a gustarla. Ok. Buongiorno a tutti! Conclude così anche questa puntata dedicata al Capodanno di Alghero, e l'appuntamento è rinnovato la prossima volta con una nuova puntata da raccontarvi. Ciao a tutti e buon anno!